Cioè, nel senso, se uno si mette sempre gli stessi vestiti nei video è un errore, è una cosa brutta, secondo me no. Bentornati, ragazzi, dopo queste chiacchiere di apertura, perché saranno chiacchiere di apertura, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in palestra ancora, a fare oggi un video molto goliardico, perché parleremo di quattro cose che se tu fai, sei un bastardo, sei proprio un bastardo, cioè, veramente, ragazzi, crede bastardo ne comincia... Speriamo una caterba di commenti con scritto bastardo. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete mi piace. Le tre regole fondamentali. Questi quattro punti, cominciamo dal primo, così, tatta. Primo punto, è una delle cose che penso faccia imbestialire mezza Italia o mezzo mondo. Proprio mezzo mondo, perché ovviamente parliamo sempre di palestra, eh? Che cos'è? Allora, esiste una cosa chiamata magnesite in palestra, o magnesio, o calce di magnesio, magnesite, come cazzo vuole chiamatela. A cosa serve? È quella polverina bianca che tutti noi utilizziamo per asciugarci, Sì, è là. Appunto, vedi? È questo il discorso. Allora, non è una cosa scenica, non è una cosa bella da vedere fare e alzare mezzo chilo di polvere, ragazzi. Perché fate il pizzì ogni volta in palestra. Magnesio, la magnesite, si mette dentro il secchio. Cioè, se no, la gente non compra i secchi. La mettiamo in giro, la miniamo per terra e facciamo la neve di Natale. Là dentro non si sporca, non si sparge. Eh? Quando si mette nelle mani si spalma, non si batte. Che se tu la metti nelle mani e batti, se ne va a puttane. Primo punto, guarda, non mi dilungo nemmeno troppo in questa cosa perché già mi sono girati con io. Cioè, è una cosa che proprio mi fa incazzare. Che lo fanno tutti, cioè è incredibile. Quindi per favore, ragazzi, un po' di accortezza, vi prego. Secondo punto, seconda questione e seconda cosa che mi fa imbestialire. Ragazzi, vi prego, vi supplico, vi prego. Cioè, se è una cosa che veramente vi metterò in ginocchio. Vi prego. Vi supplico, la tovaglietta, portatevi le tovagliette, vi sto pregando, guardate, non ci credo, non ci crederò mai, cioè nel senso, è una cosa che ancora la gente, non so perché, dopo il Covid anche, ancora c'è gente che se ne va in palestra e mi dice, ah, mi sono dimenticato la tovaglia, ma ti sei dimenticato il ancora, a 30 anni ti dimentichi la tovaglia, ma veramente, cioè, tu ti appoggeresti sul sudore di un'altra persona senza fare una piega. Scambieresti dei fluidi con una persona che non conosci magari senza fare una piega. Cioè non ti dà fastidio questa cosa? A me onestamente viene da bombicare. Cioè solo il pensiero mi fa bombicare. Non è il terzo punto, è sempre fa parte del secondo. Oltre che portarvi la tovaglia, che va benissimo, ce la portiamo, la usiamo, la sudiamo bene bene, tutta inzuppata. Poi ve la riportate a casa cortesemente. Non me la lasciate appoggiata sugli attrezzi, sulla panca, sulle sbarre che... Due ce ne sono là, vicino alla bottiglia di plastica. Guarda, che schifo. Non so manco di chi sono. Ok, cioè nel senso, voglio dire, no? Che schifo. Una volta mi è uscita una legione, compa. C'erano degli uomini che si lanciavano le asce, piccoli così. Stava nascendo la vita di nuovo, il medioevo. Dai, cazzo. Kappa è tornato, portatore di luce. Evviva Kappa, evviva Kappa. Oh, Kappa vedrà. Terzo punto, terza cosa che mi fa incazzare, un'altra cosa che mi fa imbestialire. Per favore, ragazzi, posate gli attrezzi, posate i pesi, scaricate i bilancieri. Ho capito che giustamente siete tutti di fretta, si va tutti di corsa. Me ne frega un cazzo, perché non è che voglio dire che qua ci sono i servi, andiamo, veniamo a spostare. No, come fate dovete disfare. Ovviamente, ragazzi, questa cosa non è che succede solo da me o succede solo dove vado io. Succede in tutte le palestre del mondo ed è una cosa che fa veramente incazzare, cioè seriamente incazzare. E comunque arriva quello dopo e si vede il bilanciere tutto carico. Per educazione si scarica e si posa. Ordine, pulizia, sono due cose fondamentali, ragazzi, proprio... La base dell'educazione è stare con gli altri, perché in palestra non si sta da soli ma si sta con gli altri, a meno che non voglia dire la palestra vostra. Fate il cazzo che volete. Quarto e ultimo punto, quarto e ultimo pelo nell'uovo che mi fa scasaddare, che mi fa impazzi, che mi fa girare palle. Sapete che cos'è? Le scarpe in palestra, le ciabatte in palestra, il footwear in palestra. Perché il footwear in palestra? Perché il footwear in palestra? Perché spesso e volentieri in palestra, ragazzi, ci si poggia sopra il pavimento, quindi sul pavimento, si poggia con le manine, con le mani, ci si avvicina il volto, ci si respira quasi a contatto. Quindi se voi utilizzate delle scarpe, delle ciabatte, comunque un footwear che utilizzate anche per l'esterno, quando arrivate all'interno spargete una marea di germi, una marea di cose che
Se per voi ovviamente non è un problema, vabbè, voglio dire, allenatevi sulla terra, sulla sabbia, sull'asfalto, vi scapazzate. Però siccome siamo in un ambiente che in teoria rispetterebbe quelle norme sanitarie per non mangiarci gli escrementi di qualora fossero altri animali all'esterno della struttura, pulitevi le scarpe prima di entrare. E soprattutto utilizzate un paio di scarpe o di footwear, quello che catenazzo vi pare, cioè abbatte, adeguate e solo ed esclusivamente per la palestra. Quindi, per favore, questi quattro punti rispettiamoli. Ah, aggiungiamo la quinta bonus. L'acqua, quello volevo dire. La quinta bonus che mi è venuta in mente con Ivan. Ragazzi, bonus, bonus per i più intelligenti, per i più bastardi. La quinta... Sergio, mi sono dimenticato l'acqua. Sergio, mi sono dimenticato l'acqua. Sergio, mi sono dimenticato. Hai un po' d'acqua, per favore, che me la sono dimenticata. Allora, intanto bevo anche io. Quindi, se tu mi chiedi l'acqua, io non bevo. Perché la devo dare a te? E già mi stai facendo una cosa che in palestra è illegale. Nelle palestre ci sono i distributori. Però qualora non dovesse esserci, capisco che potrebbe anche non esserci un distributore. Ragazzi, l'acqua. È come andare a pesca e dimenticarsi la canna. Cioè, non ha senso. Perché voglio dire, voi venite in palestra, sapete che sudate, sapete che bisogna bere, che vi dovete idratare, che se no... ok, quindi non vi potete dimenticare l'acqua. Quindi come sempre grazie per aver seguito questo nuovo video. Se anche per voi questi quattro punti sono fondamentali per essere bastardi, scrivetelo nei commenti e vi ringrazio. Fate i buoni e ci vediamo al prossimo video.